Ti faccio vedere come mia mamma fa i sofficini fatti in casa. Sono al prosciutto affumicato e formaggio, puoi farcirli con quello che più ti piace. Nella pentola mette 125 ml di latte e un pizzico di sale e 25 g di burro. Ora ti devi trasferire sul fornello perché devi sciogliere il burro. Quando esso si è sciolto, metti nella padella 125 g di farina bianca 00, bisogna mescolare. Cuoci fino a che l'impasto si stacca dalle pareti della padella, ci vorrà circa un minuto. Poi togli la padella dal fuoco. Ora l'impasto è nel piatto. Dopodiché devi impastarlo, devi stenderlo con il mattarello, devi ottenere dei sottilissimi cerchi. Per ottenere i cerchi lei utilizza una tazza di 16 cm. Delicatamente sposta i cerchi su della carta forno. Fatto ciò, lei mette in un piatto il bianco dell'uovo e nell'altro invece il pan grattato. I sofficini vanno farciti, lei mette prosciutto e formaggio e dopo schiaccia i bordi dei sofficini in questo modo per chiuderli, dopo aver spennellato ovviamente con il bianco dell'uovo per poter chiudere meglio i sofficini. Prima lei li va a farcire tutti, solo dopo i sofficini fatti in casa vanno completamente prima passati nel bianco dell'uovo un po' sbattuto e dopo averlo sporcato da ogni lato passa subito i sofficini nel pan grattato. Per una maggiore croccantezza puoi impanare i sofficini due volte passandoli ancora una volta nell'uovo e poi nel pan grattato. Per cuocerli devi mettere nella pentola l'olio di semi di girasole. Quando esso è ben caldo, metti all'interno i sofficini fatti in casa. Dopo circa 2 minuti vanno girati e dopo altri 3 minuti puoi prelevare i sofficini e metterli sulla carta assorbente. Devi cuocerli fino a che essi si dorano leggermente. Finito, buon appetito, ciao!